Le parole, anch'io mi associo ai ringraziamenti ovviamente per l'equipe organizzativa, Elena, Michele e al nostro acquisto Laura. Laura. E chiaramente la mia presentazione è frutto di un lavoro di squadra che noi abbiamo da tanti anni, che coinvolge anche altri colleghi che non parlano oggi. In particolare la dottoressa Pedemonte e la dottoressa Noemi Bralatti, che mi hanno aiutato non solo nella preparazione di questo pomeriggio, ma soprattutto anche nella gestione delle terapie in questi ultimi anni. Condivido lo schermo e quindi dovrei avere la prima diapositiva, appunto, che chiedo giusto a Michele la conferma che venga vista. Confermo, puoi procedere. Perfetto. Quindi, e innanzitutto anche ringrazio tutti i presenti, siete un'ottantina, un gruppo di persone sicuramente interessate, tanti colleghi, tanto personale anche infermieristico di laboratorio, quindi ringrazio anche per il tempo che ci avete deciso di dedicare a questo seminario. Parleremo delle nuove terapie nella SMA e nella distrofia muscolare di Duchenne, cercando di fare anche un breve ricordo, riepilogo di quelle che sono anche le caratteristiche cliniche, gli indici di sospetto, un ripasso per queste due importanti patologie, per le quali, come vedrete, è sicuramente cambiata la storia naturale. E quindi dopo questa breve introduzione, vi parlerò brevemente dei trial sperimentali e parleremo prima, sicuramente in maniera più abbondante, vista anche la quantità di terapie che abbiamo, dell'atrofia muscolare spinale, e poi la dottoressa Chiara Panicucci vi parlerà della distrofia muscolare di Duchenne, per poi concludere e concluderemo e domande e risposte. Parto da questa diapositiva perché è, diciamo, probabilmente una pubblicità che moltissimi di voi avranno visto. Ormai sono più di 3 anni, 3 anni e mezzo, che il farmaco Spinraza, quindi la molecola nusinersen, è stata commercializzata. È stato un momento veramente, il 27 settembre 2017, fondamentale, una sorta di momento punto zero, da cui è partita poi tutta un importante approccio diverso per i pazienti con la SMA e non solo. E mi fa piacere anche ricordare questo ragazzo che recentemente è mancato con la forma di SMA, che era appunto salito anche gli onori della cronaca per una divertentissima pubblicità con Checco Zalone, che ha girato molto sui web. Quindi questo è una prima data importante per questa malattia in particolare, il settembre 2017. Una nuova terapia di tipo genico, come vedremo, è disponibile per tutti i pazienti. E la seconda momento importante è una notizia che ha fatto un po' sicuramente il giro d'Italia, ma anche d'Europa, è quella che è apparsa un poco prima, appunto, di Natale a dicembre, e che era stata battuta da tutte le agenzie, che una bimba di 6 mesi è stata salvata col farmaco più costoso al mondo. Quindi, secondo momento, quindi a distanza di 3 anni, la possibilità di avere una nuova terapia, sempre per la SMA, con un'unica somministrazione, proprio una terapia di tipo sostitutivo, quella che viene proprio chiamata di terapia genica. E quindi con tutte le difficoltà, ma soprattutto con tutto mediatico che può aver fatto questa notizia. Se voi seguite, non so, molto le notizie, anche soprattutto quelle sanitarie, il mondo SMA è quasi, diciamo, una volta al mese presente sui vari quotidiani e sui vari notiziari. Questo perché, appunto, come vedremo, una patologia molto grave nella sua forma più frequente, soprattutto devastante, una forma letale, può essere in questo momento trattata, può essere curata e seguita. Quindi ci tenevo anche a farvi capire tutto un mondo,
pressione anche mediatico a cui siamo sottoposti noi e tutti gli addetti ai lavori, i colleghi, tutto il team che lavora con noi, come vedremo poi anche alla fine, che comprende tantissime figure, dalle infermieri, fisioterapisti e ai tecnici di laboratorio e ricercatori. Brevemente, prima di introdurre l'argomento SMA e poi Duchenne, è importante capire anche per i giovani che alcuni di loro che ci ascolteranno hanno anche frequentato presso il nostro centro, altri lo faranno, molti infermieri anche che lavorano con noi, capire bene cosa vuol dire partecipare a un trial clinico sperimentale. Perché è stato veramente un cambiamento di rotta anche per noi addetti ai lavori, che ci siamo trovati improvvisamente, soprattutto per quel che riguarda le patologie muscolari, dovere proprio cambiare l'approccio fin dal momento della diagnosi. Nel momento in cui noi facciamo una diagnosi, oggi nel 2021, possiamo proporre tutta una serie di terapie che fino a pochi anni fa erano impensabili. Quindi questo è stato frutto di aver capito, aver avuto la possibilità soprattutto di partecipare a dei trial clinici sperimentali, che ancora adesso, purtroppo per la maggior parte dei trial, sono contro placebo in doppio cieco. Quindi alcuni messaggi da ricordare per la vostra formazione, per la vostra protezione. Partecipare a un trial clinico sperimentale è difficile, molto selettivo, perché i trial sono disegnati con degli strettissimi criteri di inclusione ed esclusione, veramente che quindi con tutto una problematica anche di tipo psicologico che deve sostenere la famiglia, che può fare anche sottoporsi a dei viaggi veramente estenuanti e molto lunghi per poter solamente sapere se il proprio figlio può essere incluso o meno in uno studio. Quindi non tutti i partecipanti possono, tutti i soggetti possono partecipare a un trial clinico. E quindi un trial clinico soprattutto non è visto nella sua proprio specificità come una terapia che viene fatta ad persona, ma serve, ed è stato utile, come vedremo, proprio per poter sviluppare una molecola, un farmaco che possa essere poi di utilità per tutta la comunità. E infatti in questi trial, soprattutto nelle fa in alcune fasi di questi trial, l'importante è andare a collezionare dati soprattutto di efficacia e di sicurezza. Quindi per questo motivo e per avere dei dati estremamente solidi, forti, tali che possano poi essere approvati dagli organi competenti, i pazienti, ma questo vale per qualsiasi patologia, anche per quelle dell'adulto, tumorali, leucemie, eccetera, vengono sottoposti a un trial in doppio cieco con placebo. Placebo, lo sapete, è una sostanza, non è il farmaco, quindi può essere una sostanza, una soluzione fisiologica. O come vedremo, vengono studiati altri approcci in doppio cieco. Quindi neanche noi che facciamo parte, quindi che gestiamo in sede un trial, sappiamo se il soggetto prende il farmaco o meno. Rispetto ai trial a cui avevamo partecipato ormai tanti anni fa, le cose sono molto migliorate perché la palatabilità del farmaco rispetto al placebo, piuttosto che altre effetti collaterali chiaramente visibili, sono stati quasi tutti mascherati, per cui è veramente difficile, perlomeno nel primo anno di somministrazione del farmaco, del placebo, capire se ci sono degli effetti positivi. Chiaramente si è cercato negli anni di migliorare quello che è il rapporto farmaco-placebo verso il farmaco, ormai molti studi prevedono 2-1 fra farmaco e placebo, due soggetti prendono il farmaco, un soggetto prende il placebo e dopo un anno e mezzo, due, dipende dallo studio, chi prendeva il placebo sempre in doppio cieco viene passato a farmaco. Quindi è bene saperle queste cose per non creare eccessive aspettative. Un trial terapeutico può venire improvvisamente interrotto per vari motivi.
perché ci sono degli effetti collaterali gravi, perché non ci so, non sono stati raggiunti degli endpoint che erano stati previsti, e quindi bisogna sempre informare bene le famiglie per evitare che ci siano delle aspettative. Quindi, diciamo, quello che abbiamo imparato in questi anni è proprio questo: essere sempre, avere veramente, essere chiari fin dall'inizio e sapere gestire con tutto il gruppo ogni aspettativa, ogni difficoltà che queste sperimentazioni possano portare. E tutto questo richiede anche una formazione importante, formazione che abbiamo dovuto, che continuiamo ad avere noi medici, che devono avere i fisioterapisti, che devono avere gli infermieri, che devono avere tutti i players che sono interessati in un trial clinico sperimentale. Quindi questo è estremamente importante. Ed è importante a maggior ragione se teniamo in considerazione quelle che sono le fasi per arrivare alla produzione, quindi alla commercializzazione di un farmaco. Fasi precliniche, le fasi precliniche. Le fasi precliniche, come vedete, durano molti anni e partono appunto da studi di ricerca di base, di screening di farmaci, da test su animali di laboratorio, che possono essere topolini, o possono essere dei cani, o possono essere dei maiali, come è stato appunto nel caso della SMA o del Duchenne, addirittura degli scimpanzé. E poi c'è appunto una ricerca, lo sviluppo di una ricerca traslazionale, quindi anni, come potete vedere, per mettere a punto dei protocolli che poi vengono inseriti in una fase clinica, dove vengono invece poi studiati persone. Questo è importante ricordarlo, perché i trial hanno delle fasi. Molti di voi avranno partecipato probabilmente la scorsa settimana a questo audit che c'era stato fatto al Gaslini per la fase 1. Gaslini ha fatto richiesta, e diventerà appunto un ospedale dove è possibile fare delle terapie in fase 1, quindi una fase in cui proprio all'inizio vengono testate le dosi, vengono iniziati su piccoli numeri di pazienti, molto spesso volontari anche, vengono studiate la farmacocinetica, la sicurezza, la tollerabilità di una molecola, per poi passare a una fase 2, che prevede sempre studi, in questo caso di efficacia e sempre di farmacodinamica in un numero maggiore di pazienti, e poi la fase 3, dove la maggior parte degli studi che abbiamo fatto noi sono di fase 2 e di fase 3, dove sono sicuramente aumentano il numero dei pazienti, ma soprattutto con il goal sempre di andare a studiare l'efficacia e la sicurezza di un farmaco. Le dosi ormai sono già state modificate nella fase precedente, quindi si inizia quello che è il vero e proprio trial. Come vedete, là, di nuovo, la durata è variabile, ma può andare anche a 10 anni. Quindi, quando noi entriamo in una fase di tipo 3, che è quella necessaria poi affinché un farmaco venga commercializzato, anni ne passano e vengono, come potete vedere, studiati veramente tanti casi. Non è finita, nel senso che poi, nel momento che un farmaco viene commercializzato, molto spesso lo sponsor mantiene il trial proprio per poter avere degli studi a lungo termine, sempre della sicurezza e dell'efficacia di questo farmaco, essendo chiaramente molecole nuove, andando a toccare delle pathway molto delicate, e quindi noi siamo tenuti anche in una fase che si chiama di post-marketing a mantenere la vigilanza e a continuare a gestire questi farmaci e soprattutto i nostri pazienti sul registro dell'AIFA, che qui dobbiamo appunto fare sempre riferimento anche in una fase di post-marketing. Quindi, fatta questa introduzione, che credo che sia importante, quindi ricordarsi soprattutto le fasi e anche la fase di tipo 3, fino alla fase di tipo 3 bisogna passare per la commercializzazione di un farmaco. Detto ciò, vi parlerò dell'atrofia muscolare spinale, facendo un richiamo appunto alla patologia, un po' perché credo sia molto importante per capire anche poi l'approccio terapeutico. È noto appunto, ma lo ribadisco, che l'atrofia muscolare spinale è
una delle più frequenti patologie genetiche, è seconda solamente alla fibrosi cistica, quindi la seconda più importante patologia recessiva letale che viene appunto ereditata, ma se si escludono poi gli incidenti domestici o gli incidenti di vario tipo, è considerata la prima causa genetica di morte nella prima infanzia. Quindi, come potete vedere, uno su 7.000, forse anche meno, bimbi può essere affetto e lo stato di portatore sano di questa patologia è molto elevato. Una persona ogni 36-40 porta su un allele il difetto genetico. Ho cercato appunto di riassumere in queste diapositive un po' quello che è l'ereditarietà, la genetica, ma anche il meccanismo di questa patologia. Quindi è una patologia recessiva che è caratterizzata da un difetto genetico in un complesso di geni che si chiama complesso SMN, che sta per Survival Motor Neuron Gene, SMN1 e SMN2, che sono due geni centromerici e codifiche situati sul cromosoma 5, che codificano per una proteina che è ubiquitaria. Quindi un gene che codifica una proteina che è presente in tutto il nostro organismo. Il meccanismo per cui il difetto genetico causa un'alterazione della proteina porti poi a un quadro clinico, come vedremo, principalmente caratterizzato da una debolezza muscolare. Non è ancora noto, ci sono tantissimi studi a qualsiasi livello e come vedremo poi si stanno appunto scoprendo alcune caratteristiche, alcune peculiarità che fanno poi di questa malattia una malattia, che rendono questa malattia una malattia multisistemica, non solo per gli organi interessati, non solo per l'approccio di tipo di follow-up, ma anche per quello che riguarda l'interessamento di vari organi e apparati. È noto comunque che questa forma colpisce principalmente l'assenza della proteina, è presente soprattutto a livello dei motoneuroni, siti nelle corna anteriori del midollo spinale. E in questa diapositiva appunto potete vedere un soggetto sano in cui appunto presenta il gene corretto SMN1 e una serie di geni di copie di SMN2 che sono appunto in una posizione centromerica, un gene cosiddetto di backup, un gene di scorta, che è un gene che presenta un'alterazione, come potete vedere. In un esone c'è un piccolo difetto che fa sì che questo gene produca una proteina ridotta, alterata, poco funzionante, però presente, produce circa un 10%. Esistono diverse copie che possono variare anche nel soggetto sano da 1 a 4. Questo tipo di caratteristica genetica è molto importante perché, come vedremo, è proprio alla base di quella che poi è la terapia che è stata concepita, la terapia che andrà, come vedremo, a lavorare sia sull'SMN1 che sull'SMN2. A seconda, come vedremo, di alcune caratteristiche, esistono diverse forme di questa patologia, forme più gravi, forme meno gravi, e adesso ci arriveremo nella prossima diapositiva. Come potete vedere, il gene SMN1 è stato cancellato nel soggetto affetto e i motoneuroni sono spariti a livello delle corna anteriori del midollo spinale perché la proteina non è più funzionante, non fa più bene il proprio lavoro e il muscolo a valle, che viene appunto irrorato, alimentato, nutrito da questo motoneurone con dei meccanismi ancora non noti, diventa atrofico con tutte delle caratteristiche che non fanno parte adesso di questo approfondimento. E questo
questa alterazione a livello del midollo, del corno anteriore del midollo spinale, quindi con una riduzione e una perdita progressiva dei motoneuroni, con una atrofia muscolare a valle, danno proprio il nome alla patologia. Spinal muscle atrophy, un'atrofia del muscolo per una causa spinale. E come potete vedere nella parte alta di questa diapositiva sono elencati i diversi tipi di forme cliniche che, come vedremo fra poco, nel corso degli anni hanno avuto tutta una serie di cambiamenti. Diciamo che a livello didattico, scolastico, abbiamo diverse tre forme classiche, tipo 1, tipo 2, tipo 3, forma di learning offline, anche nota la tipo 1, ovvero bambini che non raggiungono mai la posizione seduta, tipo 2, bambini che riescono a raggiungere la posizione seduta, tipo 3, soggetti che riescono anche a raggiungere la posizione della deambulazione, riescono a deambulare per poi perdere eventualmente la capacità di deambulare. Come vedete, a fianco ho messo il numero di copie di SMN2 perché queste forme sono inversamente correlate al numero di copie. Tanto più sono un numero di copie, tanto più è lieve la patologia, o tanto meno sul numero di copie la patologia è più grave, proprio perché ad ogni copia abbiamo la possibilità, il gene produce una piccola quantità di proteina che gli permette quindi di svolgere una certa azione. Quindi ricordiamoci, SMA, cerco sempre appunto di, come anche sfruttando la memoria fotografica, dove siamo appunto a livello di un'alterazione delle corna anteriori del midollo, da cui partono poi, quindi il secondo motoneurone e la seconda centralina, la prima a livello corticale, primo motoneurone, secondo motoneurone nello spinale, impulsi al muscolo per poterlo nutrire ed alimentare. E quindi in un soggetto normale abbiamo, questa ovviamente è tessuto autoptico, abbiamo la presenza di sostanze, questi motoneuroni che potete vedere, un muscolo perfettamente normale. Nel paziente SMA cosa abbiamo? Abbiamo una progressiva degenerazione, vedete come vengono persi questi motoneuroni, e abbiamo anche una progressiva atrofia secondaria appunto alla denervazione, quindi delle caratteristiche molto peculiari a livello del tessuto muscolare. Come vi dicevo, ormai anche per un'esperienza nostra, molti ricercatori stanno, insieme ai clinici, stanno mettendo insieme, soprattutto studiando dei modelli murini, quello che probabilmente è un interessamento a livello di altri organi e tessuti che non sia solamente quello muscolare. Non è più solamente una malattia del motoneurone, non è più solamente una malattia neuromuscolare, l'atrofia muscolare spinale, ma stiamo capendo come può essere una malattia che coinvolge altri organi, altri tessuti, il sistema nervoso centrale, non solo quello periferico, il cuore, le ossa, il fegato soprattutto. Anche problematiche che vengono a livello dell'apparato endocrino. Quindi questo è molto importante, siamo anche noi coinvolti in questi studi proprio perché stiamo cercando, osservando anche di più questi bambini che fino a pochi anni fa, appunto, purtroppo venivano accompagnati all'exitus, abbiamo la possibilità di capire meglio anche questa patologia. E la diagnosi è molto semplice, questo di nuovo è molto importante, se ci sono anche dei pediatri di base collegati, lo vedete, è un semplice prelievo di sangue che non ha bisogno di digiuno, non ha bisogno di particolari attenzioni, può essere fatto in qualsiasi momento. Un semplice prelievo di sangue con la richiesta dello studio, appunto, della ricerca, dell'analisi dell'SMN1. Quindi dal punto di vista, laddove c'è il sospetto clinico, fare una diagnosi di questa patologia è molto semplice, economico e richiede anche pochi giorni. Chiaramente va identificato il problema e va richiesto questa tecnica. Poi
Proprio perché nella stragrande maggioranza dei casi, quasi il 97% dei casi, è possibile con una semplice esame, che è qua scritto, tecnica di laboratorio molto semplice, fare una diagnosi. Quindi questo è molto importante ricordarlo. Una biopsia muscolare è un errore diagnostico a tutt'oggi considerato. A volte ci si arriva, perché molto spesso in casi molto rari, in quel 3% a volte non si riesce ad avere una diagnosi, ma diciamo un semplice prelievo di sangue è diagnostico e può essere, come vedremo, veramente un salvavita. Anche quindi questo da tenere presente e da ricordarlo come messaggio. Chiaramente dobbiamo adesso entrare un pochino più nei dettagli per cercare di capire come si sono sviluppate le ricerche. Non è il caso adesso che seguiate lo scritto, ma se proprio io cercherò di farvi concentrare su alcuni punti, che poi sono quelli che noi cerchiamo in maniera molto semplice di anche esporre quando facciamo dei colloqui con i colleghi che seguono i nostri bimbi e soprattutto anche con le famiglie e con i pazienti stessi. Abbiamo detto che c'è un gene di riserva, che è il gene SMN2. Il gene SMN2 è alterato, è bucato, non funziona bene. Ok? Quindi ci dobbiamo ricordare questo. E infatti, sempre scusate, ma purtroppo devo spostare ogni tanto la mia faccia. Sempre per avere uno schema mentale, noi abbiamo quindi il gene SMN1 che produce una proteina full length, cioè che si esprime per il 100%, e abbiamo un gene SMN2, quello che non funziona bene, quello bucato, che però produce una proteina, a poca quantità di proteina, un 10-20%. Ovviamente il soggetto sano non ha bisogno, utilizza pochissimo quanto viene prodotto dal gene SMN2 ed influente proprio perché ha la proteina prodotta dal gene SMN. E quindi normale produzione di motoneuroni, lo ricordo, normale muscolo. Questo è quello che succede. È deleto, c'è un'alterazione nel gene SMN1 e quindi il bambino, come vedete, è un bambino floppy, ipotonico, nella sua forma più grave. Questo perché il motoneurone non c'è e questo perché il muscolo si atrofizza. Come potete vedere, questo soggetto ha però la possibilità di produrre una poca quantità di proteina di SMN2. Quindi ricordiamoci questo aspetto. Ritorniamo, soprattutto per i clinici, a quella che è la classificazione storica degli anni 90, forma di tipo 1, forma di tipo 2, forma di tipo 3, quella che abbiamo studiato e che c'è ancora presente in molti libri, quindi esordio dei sintomi prima dei 6 mesi, prima dei 18 mesi, dopo i 18 mesi. Ecco, come potete vedere, purtroppo in questa classificazione faceva proprio parte della classificazione gli anni del decesso. Quindi le forme di tipo 1 erano considerate appunto letali entro i 2 anni di vita, le forme di tipo 2 sopra i 2 anni di vita, ma comunque intorno alla prima adolescenza, e la morte arriva invece nei soggetti di tipo 3 con un esordio dopo i 18 mesi nell'età adulta. È chiaro che nel corso degli anni, soprattutto grazie alla scuola anglosassone, al professor Dubowitz, si è cercato di, soprattutto anche per i clinici, suddividere in decimali quella che era la classificazione, quindi classica. Quindi le forme di tipo 1 sono state a loro volta suddivise, tipo punto 1, tipo punto 2, tipo punto 3 e così via. Questo proprio perché chiaramente, lo sapete bene dalla clinica, è difficile poter distinguere fra una forma di tipo 1 e una forma di tipo 2. C'è quello, la forma di tipo 1 grave, la forma di tipo 2 grave, ma c'è anche la forma di tipo 1 che si avvicina più alla tipo 2. Ecco, questo ha permesso anche di poter stadiare queste forme e poter anche dare delle prospettive di vita diverse da quelle che potevano essere quelle 1, 2, 3, proprio per il fatto che la scelta in questo momento, quindi siamo negli anni 90, ma anche negli anni 2000, era quella di accompagnare oppure intervenire attraverso appunto una nutrizione parenterale piuttosto che una tracheotomia.
Questa è quella che ormai viene considerata appunto una classificazione finale, quella che viene un po' utilizzata negli ultimi anni, che si basa appunto sull'onset e soprattutto su quelli che sono i milestone che si riescono a raggiungere e soprattutto anche in base al numero di copie che si sono, che riusciamo adesso a studiare. Non scenderò nei dettagli, ma come potete vedere la forma di tipo 1 viene ulteriormente suddivisa in varie forme a seconda appunto che ci sia una possibilità di controllo della testa, oppure così come la tipo 3 nel caso appunto i bambini perdano la deambulazione e iniziano a camminare dopo i 3 anni di vita. Quindi esiste anche una forma di tipo 4, che è una forma veramente molto rara dell'adulto, che può esordire in età avanzata, ma il cui non c'è un sospetto clinico, ma è legata appunto a minime modifiche della deambulazione, per cui si richiede molto spesso, e molto spesso non si trova nulla, ma ci può essere appunto una alterazione a livello genetico. E la forma di tipo 0, che è la forma più grave, viene considerata appunto la forma di tipo 1A. Detto ciò, e questo è un punto di nuovo importante, lo sottolineo proprio perché poi è una delle domande che poi cui io tengo molto, è proprio quella di capire che l'assenza, appunto, la gravità delle forme è inversamente proporzionale al numero di copie. Quindi, come potete vedere anche dallo schema, più un soggetto ha meno copie di SMN2, quindi produce anche meno proteina, la poca che gli rimane, è più grave di una forma di tipo 3 o tipo 4, in cui il numero di copie sono maggiori. Questo punto è un concetto, è un take-home message importante da ricordare. Brevemente, la clinica, soprattutto della mi soffermo sulla forma di tipo 1, che è la più grave, bambino floppy baby, ipotonico, molti di voi lavorando ormai da tanti anni, anche molte personale infermieristico ormai ne è tristemente a conoscenza, esistono tutte delle caratteristiche, il CK può essere aumentato o nella maggior parte dei casi normale, questa è la tipica posizione, andare sempre, questo lo dico soprattutto per i pediatri anche del territorio collegati, andare sempre a cercare i riflessi, andare a cercare piccole altre alterazioni, tremori, fascicolazioni, la struttura del torace e quindi soprattutto il tono muscolare. Tono muscolare e riflessi. La partecipazione molto spesso, soprattutto nei primissimi mesi, nelle forme tipo 1, è molto valida, sono bambini nella maggior parte dei casi molto attenti, molto presenti, con tutta una serie di caratteristiche laboratoristiche che andiamo a cercare sempre meno. Quello che è importante ricordare è in questo sospetto, inviare subito il paziente a un centro di terzo livello con la richiesta di un'indagine per l'atrofia muscolare spinale. Quindi non vi preoccupate di richiedere un esame in più, si può anche evitare di richiedere il dosaggio degli enzimi muscolari. Un bambino ipotonico, dove potete vedere anche un ritardo dell'acquisizione della posizione seduta, un'assenza di riflessi, in avere subito una massima attenzione. E questi piccoli accorgimenti vi verranno poi anche ribaditi per la distrofia di Duchenne dalla dottoressa Panicucci. Poche cose semplici che si possono fare anche in uno studio medico. Quindi la ricerca dei riflessi. Spogliate il bambino, vedete come respira e cercate di immobilizzarlo. Queste, vabbè, classiche caratteristiche, il bambino ha bambola di pezza, quindi incapacità appunto a sostenere il capo, la trazione in posizione ventrale, eccetera. Questi sono i nostri bambini, quindi il concetto di floppy baby che è ben noto a tutti voi. Questa è una diapositiva importante. Purtroppo i colori non sono meravigliosi, ma non so se. Questo è importante perché è la storia naturale dei pazienti SMA1 non trattati, quello che succedeva fino a pochi anni fa. E potete vedere, queste sono le tappe, l'età per cui lo sviluppo motorio dei bambini,
nei primi 2 anni di vita, al 20° mese di vita, i pazienti, solamente l'8% dei pazienti sopravviveva senza nessun tipo di sostegno respiratorio piuttosto che nutrizionale. Quindi questo è molto importante, quindi una patologia estremamente grave. Scusate, scusate se Michele, mi è apparsa una penna e non mi fa più andare avanti. Mi Guarda è sulla apparsa sinistra. una penna. Ok, guarda sulla sinistra che probabilmente se ti sposti hai forse di nuovo da selezionare i tool. È apparso come una cosa colorata, come se io dovessi colorare qualcosa. No, Ora prova ad andare avanti. si è bloccato. Cioè, mi sono apparse come se io debba disegnare sulla diapositiva, Eh quindi il sì, perché colore delle probabilmente. annotazioni, però io non l'ho richiesto. Vediamo se. No, non mi fa più andare avanti. Guarda, faccio una cosa, ti tolgo un attimo la condivisione e la rifai, la rimetti dentro da questa diapositiva, comunque basta che lo rifai al volo. Sì, tanto mi scuso per l'inconveniente. Ok, prova. Fai condividi di nuovo. Ok. Eccoci, va bene, grazie. Quindi, perfetto, grazie Michele, scusatemi. Ok. Quindi abbiamo visto la forma di tipo 1, brevemente la forma di tipo 2, sono bambini che invece non raggiungono mai la posizione seduta, i riflessi di nuovo, come potete vedere, possono essere assenti per il 70% dei casi. Tipo 3 sono bambini che presentano poi delle caratteristiche. L'esordio può essere anche tardivo. Recentemente abbiamo visto dei casi di adolescenti, ragazzi di 12, 13, 14 anni che avevano semplicemente un'andatura particolare con esami normali e una riduzione di quelli che sono i riflessi. Quindi bisogna pensarci, soprattutto nelle forme non striking, bisogna pensare che ci possa essere dietro una forma di questo tipo, soprattutto appunto anche nell'età adolescenziale. Le misure di outcome sono molto importanti, sono state fondamentali per i trial, sono state sviluppate nel corso degli anni per le differenti forme, ma questo vale anche per la distrofia di Duchenne e per altre patologie che voi appunto incontrate nell'istituto. Esistono delle scale di valutazione, si danno dei punteggi che vengono fatti da fisioterapisti che hanno dei training particolari e quindi questo è importante proprio per poter poi avere, soprattutto nelle forme dei bambini molto piccoli, bambini che non parlano, bambini che non possono fare determinate azioni, avere delle scale di valutazione per poter capire come va la storia naturale, ma soprattutto per poter capire se una terapia, una molecola sta incidendo in una maniera positiva o meno. Entriamo nel dettaglio. Questa è una pipeline della SMA. Cosa vuol dire una pipeline? Una pipeline ci sono tutti i farmaci o le molecole che le varie aziende, l'accademia, gli istituti, come può essere il nostro, stanno sviluppando e a che momento della fase di sviluppo di questi farmaci sono. Quindi a livello di fase ancora preclinica, a livello di sviluppo clinico, fase 1, fase 2, fase 3. A livello di commercializzazione, ovviamente questa è una diapositiva fatta negli Stati Uniti, quindi vedrete l'approval dell'FDA. Qualsiasi farmaco, anche italiano, deve prima passare da un'approvazione di organismi americani, che molto spesso questi farmaci vengono prodotti negli Stati Uniti, e poi attraverso l'EMA, questo organismo che ne avete sentito parlare sicuramente in questo periodo per i vaccini. Quindi quello che posso dirvi è appunto che sia due molecole, con nome commerciale di Spinraza e John Jesma, sono in questo momento utilizzate dai pazienti, come vedremo c'è una terza. Cerco di andare abbastanza rapido, visto che abbiamo per dare anche più spazio poi alla discussione, sempre di nuovo questo schema molto semplice anche visivamente da ricordare. La genetica da una parte, quello che succede a valle, quindi tutto ciò che non è genetico dall'altra,
Se noi dividiamo appunto questo video, questo cartoon in quattro parti, vedremo come si è sviluppata la terapia. Si è sviluppata sul motoneuroni utilizzando dei farmaci che sono dei protettori dei motoneuroni, dei farmaci che proteggono il muscolo, spesso la composizione poi di vitaminica, ma non solo, e tutto ciò invece che riguarda i geni. Quindi, ciò che riguarda gene SMN2 e ciò che riguarda gene SMN1. Quindi sono stati sviluppati delle molecole, cosiddetti modulatori del gene SMN2, ovvero delle sostanze, delle molecole che sfruttano il difetto di cui abbiamo parlato fino adesso. In due parole, la ruota SMN2 bucata non funziona bene, ripariamola. I soggetti non hanno SMN1, ripariamo la ruota di scorta in modo da farla funzionare meglio e sfruttare quelle proteine che producono. L'altro grande aspetto, invece, è introdurre SMN1 nel nostro corpo, quindi un approccio di terapia genica. Manca il gene, portiamolo dentro. Quindi questi sono gli scenari per questo tipo di patologia. Quindi curiamo i motoneuroni, cerchiamo di proteggerli, cerchiamo di nutrirli meglio, così come il muscolo. Ma soprattutto la grande rivoluzione 2017, introduzione di questi modulatori di gene SMN2, 2020-2021, la terapia genica. Cercherò di nuovo di essere abbastanza rapido, ma quello che è importante ricordare è lo sviluppo appunto attraverso delle sostanze, degli oligonucleotidi che vengono creati in laboratorio, che si chiamano oligonucleotidi antisense, sono delle molecole che vanno a riparare il difetto che c'è in questo SMN2. E li riparano come andando sostanzialmente come se fosse una presa SCART a coprire questo difetto, a bypassarlo in modo che a livello complementare, in modo che poi nel momento che si ha lo splice e quindi la formazione dell'mRNA per poi la traduzione della proteina, questo difetto permetta la lettura e quindi la formazione della proteina. Quindi è stata diciamo, un'idea molto geniale, molto importante, quindi su qualcosa che era intrinsecamente già presente nel nostro organismo, quindi la correzione di un difetto. Questa molecola che corregge il difetto deve essere importata, utilizzando questo approccio con questi oligonucleotidi antisenso, può essere portata nel nostro organismo perché non passa la barriera ematoencefalica attraverso una puntura lombare. Ok? Ecco che è stato fatto, quindi, come potete vedere, giusto per ricordare, un trattamento di fase 2, quindi tutta una serie di piccoli gruppi di pazienti che con dosi diverse, quindi a scalare farmaco, e quindi i dati molto confortanti, molto positivi, ha permesso poi lo sviluppo quindi di una fase 3. Fase 3 a cui noi abbiamo partecipato ormai appunto nel 2000, fine del 2016, in cui appunto abbiamo partecipato insieme a un altro centro in Italia in uno studio che era all'epoca ancora in doppio cieco, uno studio molto, molto complesso, che prevedeva una loading dose all'interno dei primi 2 mesi con delle dosi di mantenimento. Vedete appunto il numero di pazienti, in questo caso 110, di cui 2 su 3 nella randomizzazione prendevano il farmaco. Mi soffermo solamente su questo un po' più in dettaglio, proprio per farvi capire la complessità e come si svolge il trial terapeutico. Come vi ho detto, quindi 40 per 41 bambini, quindi un terzo dei bambini non ha ricevuto il farmaco. E è intuitivo pensare, ma com'è possibile, visto che era una terapia che prevede un'iniezione intratecale, no? Conto
e dare una pastiglia, un conto è dare un placebo, una soluzione fisiologica. Ma com'è stato possibile fare una procedura così invasiva in doppio cieco? E questo è stata appunto quella che si chiama una procedura di sham, una sham procedure, per cui all'interno del nostro gruppo è stato identificato un gruppo cosiddetto unblinded, che nella fattispecie era l'operatore che somministrava il farmaco, quindi la molecola che effettuava l'infusione intratecale, che riceveva dalla farmacia la molecola. Nel momento in cui il bambino veniva accompagnato fino alla sala di intervento, e quindi solamente l'operatore e il personale di sala, nel momento in cui apriva la confezione che arrivava dalla farmacia, sapeva se doveva iniettare la molecola o, e testuali parole perché così, fare finta, cioè fare una simulazione, quindi trattare il bambino addirittura facendo uno scratch con l'ago che veniva fornito per l'infusione a livello appunto della sede, della puntura lombare, un piccolo scratch, mettere un cerotto, quindi compressivo, tenere il bambino mezz'ora nella sala per poi ridarlo al centro, ai nostri infermieri, alla nostra famiglia e quindi venire trattato come se avesse fatto la terapia. Quindi un gruppo all'interno del nostro istituto sapeva di veniva fatta la procedura, ma proprio per motivi di serietà e di buona uscita del processo del trial, non è mai stato come dire, rivelato alcuna notizia. Quindi questo punto per dire come è stato anche complicato e anche poco intuitivo all'inizio poter procedere con questo approccio. Potete capire l'ansia e anche la sfida, come dire, che i genitori, tenete presente che noi abbiamo trattato 5-6 bambini di cui la maggior parte veniva da fuori Italia, non da fuori regione, dall'Inghilterra, dalla Polonia, dalla Bulgaria, dalla Sicilia, all'interno dell'Italia, da altre regioni comunque non liguri. Quindi famiglie che hanno investito il loro tempo, la loro vita per poter partecipare a uno studio pilota in doppio cieco, quindi senza sapere se il farmaco, io ricordo appunto con questo ingegnere inglese, tutte le ipotesi che facevamo, siccome la bambina inglese era stata la prima a essere trattata in tutta Europa, quindi tutte le congetture per capire se poteva ricevere il farmaco o meno. Quindi questo è importante e proprio per capire anche le difficoltà. Adesso chi lavora anche con noi recentemente sembra tutto più semplice. Ecco, come vedete era fine 2016, quindi sono passati quasi 5 anni. L'importanza dei criteri di inclusione, di esclusione, l'importanza degli obiettivi primari e secondari che ogni studio deve seguire. E potete vedere appunto uno degli obiettivi principali di questo studio all'inizio era bambini che non muoiono, cioè bambino muore o non muore, questo era già un successo a distanza di alcuni mesi, soprattutto se poteva rimanere attaccato a un ventilatore per più di 16 ore o meno di 16 ore. Quindi, come dire, punti endpoint primari molto molto importanti. Tutta una serie di test, questo appunto, Gemelli e il nostro istituto sono stati i primi a lavorare su queste patologie, tutta una serie poi di misurazioni, di effetti collaterali. Questo, come potete vedere, una prima analisi ad interi, pazienti quindi che rispondevano al farmaco, pazienti non trattati, pazienti trattati, come potete vedere, hanno risposto con l'acquisizione di alcune tappe dello sviluppo psicomotorio. A distanza sempre di alcuni mesi, un certo numero di pazienti poteva tenere la testa ben controllata, altri poteva rotolare e alcuni potevano anche raggiungere la stazione retta. Tutta una serie di altre modifiche hanno fatto sì che
che comunque questo studio raggiungesse l'obiettivo sia degli endpoint primari che poi secondari, uno studio che è stato fatto sia sulle forme più gravi infantili sia sulle forme più tardive, entrambe sono state pubblicate su New England, e questi studi hanno permesso poi la commercializzazione del farmaco, questa determina appunto fine settembre 2017, con la possibilità appunto per tutti i farmaci, per tutte le forme, per quel che riguarda il territorio italiano, di accedere a questo farmaco. E come potete vedere, questo è un bambino, una forma di tipo 1 che veniva fatto all'epoca nel nostro day hospital, un bambino che si guarda sui cartoni animati mentre l'operatore infonde il farmaco dove verrà prelevato la stessa quantità di liquido. E questo è il team, l'abbiamo chiamato team Nusinersen, perché c'è stato veramente un grande aiuto da parte dei colleghi dell'ospedale, del dottor Garaveta, che ancora adesso è il nostro operatore, del gruppo del team del dolore con le infermiere e con Giovanni Montobbio e la sua equipe e tutti ovviamente i nostri fisioterapisti, i nostri clinici, i nostri medici e il nostro personale infermieristico. Quindi è stato un grandissimo lavoro di equipe che ha visto partecipare veramente, veramente tanti colleghi, cardiologi, i farmacisti, mi dimenticavo sicuramente qualcheduno. Abbiamo pubblicato anche molti nostri dati e quello che è emerso anche da questi studi è quello di permettere poi di capire come, e questo è uno schema molto importante, che adesso diciamo va per la maggiore proprio perché ci permette di capire, poste appunto i dati dell'evoluzione normale delle tappe di un bambino, quindi tra i 4 e gli 8 mesi, il raggiungimento della posizione seduta, camminare, raggiungere la posizione retta e camminare. Come potete vedere, per ogni bambino noi siamo in grado di capire quando è stata fatta la somministrazione, quando ha raggiunto la possibilità di sedersi, quando ha avuto la possibilità di capacitare di mettersi anche in piedi. E questi sono tutti diversi studi che sono stati condotti, sempre più specifici, sempre più diciamo iniziati precocemente, e abbiamo visto che quanto molto più precocemente viene iniziato uno studio, tanto più le tappe vengono raggiunte. E quanto più un bambino ha, in questo caso, un bambino tipo 1 con 3 copie, tanto meglio appunto raggiunge il massimo del punteggio, in questo caso con un outcome measure dedicato. Questo tipo di approccio, quindi, che ha utilizzato degli oligonucleotidi antisenso, è stato utilizzato da un'altra casa farmaceutica, quindi un miglioramento di una correzione di quello che è SMN2, da un'altra casa farmaceutica con un'altra molecola che si chiama in gergo piccola molecola, che viene data invece per via orale. E noi abbiamo partecipato, stiamo partecipando a diversi studi che hanno dei nomi particolari. Questa appunto è l'Aquaria, lo chiamavano, delle SMA, Firefish, Sunfish, Jewelfish, Rainbowfish, tutte che vanno appunto a studiare bambini con differenti forme e con particolari trattamenti. E analogamente sono già stati pubblicati recentemente gli studi della prima parte, quindi di fase 1-2, in cui veniva cercato il dosaggio iniziale della molecola, con dei risultati anche in questo caso molto molto positivi. La maggior parte dei pazienti non ha avuto particolari effetti collaterali e sono tutti viventi, molti di questi, come nella forma precedente, non hanno avuto bisogno della PEG o di una ventilazione assistita permanente. Questa ha come dire, la possibilità di essere dato attraverso lo sciroppo, per la via orale. Quindi abbiamo esaurito quelli che sono gli approcci per SMN2. Esiste poi la terapia genica che è stata sviluppata in questi ultimi anni, quindi manca gene, lo portiamo dentro, con tutta una serie di caratteristiche, poi vedrete nella presentazione successiva,
la necessità di avere un vettore, che è un vettore virale, ne abbiamo sentito parlare anche recentemente per i vaccini, alcuni che sfruttano alcune tecniche, e viceversa per terapia genica. E quindi, anche in questo caso, sono stati fatti degli studi di fase 1, come potete vedere, su piccoli gruppi di pazienti, precedentemente su studi animali. Il maiale è stato un modello animale molto studiato, e come potete vedere anche in questo caso pubblicati, pazienti che hanno ricevuto, un primo studio, 15 pazienti, un approccio di terapia genica, un'infusione della durata solamente di un'ora, un'infusione unica, a distanza al 20° mese, dove solamente l'8% dei pazienti sopravviverebbe senza una terapia, come vedete, tutti quanti erano all'epoca sopravvissuti, ma sono ancora quasi tutti viventi, e quindi la possibilità di portare poi questo studio a numeri più elevati e quindi alla commercializzazione. Noi abbiamo partecipato, sempre uno dei pochi centri in Italia a partecipare alla terapia, a uno studio europeo che ha visto appunto una trentina di pazienti coinvolti, e questi sono i nostri due pazienti che hanno fatto l'infusione: un bambino inglese che veniva da Londra e una bambina parmense, che appunto hanno ricevuto questa infusione della durata di un'ora quando avevano rispettivamente 6 mesi e 2 mesi di vita. Abbiamo quindi diverse terapie con diversi approcci. Tutte queste terapie hanno ricevuto il benestare dell'FDA e anche dell'EMA, e ormai diciamo qua c'è la possibilità in Italia da pochi mesi di poter usufruire di tutte queste terapie, che sintetizzandole sono quindi una terapia che commercialmente si chiama Spinraza, che viene effettuata in tutte le forme in tutti i bambini in Italia, indipendentemente dalla forma, con una infusione intratecale che viene fatta dopo una dose di carico ogni 4 mesi, quindi che sfrutta l'alterazione SMN2. Stesso analogo approccio per questa molecola che si chiama Evrysdi, che è già in commercio negli Stati Uniti, è stata approvata anche EMA e sarà commercializzata in Italia nei prossimi mesi, orale, quindi sia per OS, sia per sondino nastrogastrico che per PEG, e la terapia genica, Zolgensma, che viene fatta con un'infusione di un'ora. In questo caso, perdonatemi, in questo tipo di approccio è possibile solamente nelle forme di tipo 1 e di tipo 2 per il momento, e la terapia genica specifica con la sostituzione di SMN1 è solamente possibile per il momento per le forme di tipo 1 con un certo peso, proprio perché potete immaginare la carica virale è comunque importante e non è scevra da complicanze. Quindi l'importanza poi di questi studi è quella di aver capito che abbiamo una finestra temporale molto molto piccola, molto precoce. Quindi noi dobbiamo riuscire a fare una diagnosi nei primissimi mesi, perché a seconda di quando si inizia la terapia avremo dei risultati eccellenti, e quindi, ma non è argomento di questa presentazione, è importante oltre a un indice di sospetto da parte dei neonatologi, dei pediatri di base, anche quindi di una possibilità che lo studio dell'SMN, del gene SMN1, venga inserito nello screening natale. Io ho finito, forse sono stato un po' lungo, quindi chiedo cortesemente alla dottoressa Chiara Panicucci di essere concisa e breve. Chiara è, la conoscete tutti, una dottoranda, si specializzerà adesso quest'autunno, si occupa da tanti anni nello specifico della distrofia muscolare di Duchenne, e vi parlerà appunto della parte clinica e di cosa sta bollendo in pentola, soprattutto per quel che riguarda alcuni approcci di tipo terapia, che non sono purtroppo così avanti come nella SMA, ma ci siamo quasi. E poi concluderò io brevemente la fine. A te la parola, Chiara, e grazie. Ok, grazie Claudio. Siccome
I minuti a disposizione sono pochi, mi concentro forse prevalentemente sulla parte clinica e correrò un pochino sulla parte delle terapie. Allora, vedete, in condivisione a schermo intero, ok? Allora, parliamo di distrofia muscolare di Duchenne. In questa slide vedete comprese le maggiori, le principali, tutti i punti salienti della patologia. Si tratta di una patologia genetica determinata da mutazioni nel gene della distrofina che è diciamo, localizzato nel cromosoma X. Questo vuol dire che viene trasmesso da parte materna e nel caso di feto maschio, nel 50% dei casi. Questo potrà essere affetto. Le donne portatrici invece sono solitamente asintomatiche. Il gene della distrofina codifica per una proteina che è questa, la vedete indicata dal mio cursore, rappresenta un legame tra la membrana della cellula muscolare e l'apparato contrattile della stessa cellula, e la sua mancanza determina il quadro clinico, che è rappresentato da una debolezza della muscolatura, soprattutto ad inizio della muscolatura prossimale del cingolo pelvico e degli arti inferiori, e quindi si manifesta nei primi anni, tra l'anno e mezzo e 3 anni di vita, con una tendenza alle frequenti cadute, difficoltà a fare le scale, e dal punto di vista bioptico e istomorfologico, qui vedete una biopsia di un paziente Duchenne in cui non è espressa a livello della membrana la distrofina, come invece avviene in una biopsia di un soggetto non affetto. Nonostante ancora non ci siano delle terapie in stato così avanzato come nel caso della SMA, l'importanza di una diagnosi precoce è estremamente importante, riuscire a fare una diagnosi precoce. Qui vedete pubblicato un lavoro del gruppo italiano del 2017, dove anche noi compariamo come gruppo, in cui si cerca di identificare quali siano quei primi campanelli di allarme che devono indirizzare verso, almeno ipotizzare, diciamo, far ipotizzare una diagnosi di distrofia muscolare di Duchenne, che in Italia al momento avviene all'incirca tra i tre, verso i 3 anni e mezzo di vita. Quali sono questi segni? Sono tutti, diciamo, soprattutto il pediatra di base che è a contatto con il paziente che ancora non è diagnosticato, deve ipotizzare una distrofia muscolare di Duchenne nel momento in cui identifichi un ritardo nell'acquisizione delle tappe dello sviluppo psicomotorio, in particolare un ritardo nella deambulazione, un ritardo nel linguaggio, già con questi due campanelli di allarme, anche semplicemente nel suo studio, può cercare quel segno che si chiama manovra di Gowers, semplicemente facendo accucciare, facendo sdraiare il bambino a terra, e potrà notare come questo si rialzi con difficoltà, facendo la manovra dell'arrampicamento. Ecco. Questi segni precoci, quindi il ritardo nella deambulazione, il ritardo nel linguaggio, deve spingere il clinico a richiedere il dosaggio del CK sierico, che è un enzima muscolare che nel caso di una distrofia muscolare di Duchenne è molto elevato, fino a 10 volte la norma. E poi, una volta verificato questo, riferire il paziente ad un centro specialistico di terzo livello, come il nostro o altri in Italia. Dal punto di vista clinico, la patologia abbiamo detto che nei primi anni si manifesta fino ai 5 anni con una fino 5-7 anni con una difficoltà una debolezza muscolare prossimale, quindi una difficoltà nel fare le scale, nel fare le salite, frequenti cadute. Tra gli 8 e gli 11 anni questa debolezza aumenta, quindi si ha una affaticabilità soprattutto nei percorsi di lunghe distanze, tanto che almeno per parte del tempo il paziente può richiedere l'ausilio di una carrozzina, fino a quando
intorno ai 12 anni e mezzo, insomma, all'inizio dell'adolescenza, il paziente spesso va incontro ad una perdita della deambulazione e diventa dipendente full time da una carrozzina, e iniziano anche la debolezza a carico degli arti superiori. Questo determina, nel momento in cui ci sia la perdita della deambulazione, l'insorgenza di complicanze, quali la scoliosi, un peggioramento della funzione respiratoria, con la necessità poi di un supporto ventilatorio. E dall'adolescenza in poi anche una compromissione della funzione contrattile cardiaca. E nella parte alta della diapositiva vedete la progressione istologica di tutte quelle caratteristiche appunto morfologiche che caratterizzano la patologia, che sono un infiltrato infiammatorio e una successiva e una cronica sostituzione del tessuto muscolare con tessuto fibrotico e adiposo che non ha le caratteristiche contrattili del tessuto muscolare e quindi determina una ipostenia, una debolezza muscolare del paziente. Questi erano gli aspetti clinici, vediamo dal punto di vista invece genetico, abbiamo detto che il gene implicato è il gene della distrofina, un gene molto grande, composto di 79 esoni, che codifica per la proteina distrofina. Nel 65% dei casi le mutazioni sono delezioni, quindi manca un pezzo, ora vedremo nel dettaglio, mancano uno o più esoni, nel 10% dei casi sono duplicazioni, quindi ci sono due copie dello stesso esone o degli stessi esoni, e poi nel 25% dei casi si tratta di piccole mutazioni, di cui nel 10-15% dei casi delle mutazioni non senso, dette mutazioni di stop. Proprio perché le delezioni rappresentano la maggior parte delle mutazioni che determinano questa patologia, vediamo nel dettaglio che cosa significa. Ora qui vedete il gene della distrofina con i suoi 79 esoni, che sono 79 caselle, mattoncini, che hanno un perfetto incastro tra di loro, se vedete, tra uno e l'altra. Quello che succede nella distrofia muscolare di Duchenne è che in questo caso abbiamo fatto l'esempio della delezione dell'esone 7, che infatti manca, e quindi vedete che l'esone 6 e l'esone 8 non riescono più a combaciare come facevano il 6 e il 7. Questo determina che nel momento della trascrizione, della traduzione della proteina, il ribosoma scorre attraverso l'mRNA, non vede una concordanza tra gli esoni e quindi va incontro, la produzione, diciamo, della proteina va incontro ad uno stop precoce e la proteina non viene prodotta, o meglio, non viene prodotta una proteina funzionale. E quindi di nuovo vediamo come a livello della biopsia muscolare non ci sia l'espressione della distrofina sulla membrana, come invece accade in un caso di biopsia normale. Quindi riprendiamo, abbiamo detto che il problema è a carico del gene della distrofina, nella maggior parte dei casi si tratta di delezioni, le delezioni portano ad un'assenza della proteina sulla membrana e l'assenza della proteina sulla membrana determina l'instaurarsi di un processo infiammatorio e degenerativo a livello muscolare, caratterizzato sia da infiammazione che da fenomeni di necrosi e fibrosi e sostituzione fibroadiposa. Questo già ci guida e ci fa intuire quali siano gli approcci terapeutici che si possono applicare in questa patologia. E quindi si tratta di una terapia che possiamo definire farmacologica, nel senso che va a migliorare l'omeostasi muscolare, quindi la condizione intramuscolare in termini di riduzione dell'infiammazione con antinfiammatori, in primis gli steroidi, ma anche altri farmaci che possano ridurre la fibrosi muscolare, ad esempio. E invece, se ci spostiamo verso questa parte della slide, le
terapie che sono volte a aumentare o a ripristinare l'espressione della proteina in membrana. E quindi si tratta di terapie geniche molecolari e poi le terapie ancora un pochino lontane dalla pratica clinica, le terapie cellulari. Quindi fondamentalmente due approcci, uno per il miglioramento dell'omeostasi muscolare e uno per il ripristino o la sostituzione della distrofina sulla membrana. Questo semplificando, in realtà i processi molecolari e cellulari coinvolti e alterati da To una connect the job. e alterati nel corso della distrofina sono molti, li vedete in azzurro, non andiamo nel dettaglio, e in arancione vedete tutti gli approcci ancora in studio, in fasi più o meno avanzati di studio. La pipeline qui vedete sulla sinistra, tutti gli studi in corso per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne, alcuni in fase molto avanzata, in fase 3, altri invece ancora in fase preclinica o in fase 1, e qui sulla destra invece quelli che sono in corso in Italia, e in alcuni di questi vedete il marchio Gaslini, perché effettivamente li stiamo conducendo nel nostro centro come trial clinici. Ci sono poi delle terapie invece farmacologiche prescrivibili, e primi fra tutti gli antinfiammatori, quindi non in corso di trial e di sperimentazione, ma che noi prescriviamo routinariamente e che sono consigliati nelle linee guida per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne, e che sono i farmaci antinfiammatori, primi fra tutti lo steroide, che si inizia tra i 4 e i 5 anni di vita. Per la cardiomiopatia dilatativa, a partire dai 10 anni di età, gli ACE inibitori, e poi successivamente il beta bloccante su indicazione del cardiologo di riferimento. E per quanto riguarda le complicanze quali l'osteoporosi e le fratture da fragilità, l'integrazione con la vitamina D e il calcio e il trattamento dei difosfonati nel momento in cui ci sia una frattura. Considerato che gli steroidi hanno molti effetti collaterali, c'è in studio al momento in fase 3 una molecola, che è uno steroide sintetico, che è il vamorolone, che ha lo stesso effetto antinfiammatorio degli steroidi, però senza avere gli effetti collaterali e dannosi degli stessi. Se adesso ci torniamo alla... Qua vado veloce. Se adesso ci spostiamo invece sulle terapie geniche, terapie molecolari che sono volte al ripristino, alla correzione della mutazione genetica e quindi al ripristino della proteina, della distrofina sulla membrana della cellula muscolare, possiamo parlare di terapie che siano volte alla correzione del difetto a livello di DNA oppure di RNA. E quindi parliamo di terapie con mini distrofina o microdistrofina veicolate da vettori virali, oppure l'editing genetico con il CRISPR-Cas9, che ancora non è in fase clinica, oppure terapie per la correzione dell'mRNA messaggero, non è la correzione, ma il superamento, diciamo, delle mutazioni di stop a livello dell'RNA messaggero, come gli stop codon read-through, oppure l'exon skipping, e ora vediamo in dettaglio di cosa si tratta. Per quanto riguarda invece la terapia cellulare, sono in studio preclinico e c'è uno studio in corso di reclutamento, un trial clinico in corso di reclutamento con trapianto di autologo di cellule staminali oppure trapianto eterologo. Per quanto riguarda la correzione, non riesco a togliere questo. Per quanto riguarda la correzione a livello di mRNA, abbiamo un farmaco che è prescrivibile nei pazienti con mutazioni di stop. Cosa vuol dire una mutazione di stop? Allora, questa è la traduzione
normale della proteina. Questo qua è l'mRNA messaggero e qua vedete come cresce pian piano la proteina. Nelle mutazioni di stop, che sono circa il 10-15% delle mutazioni che determinano la distrofia muscolare di Duchenne, si verifica l'inserimento di uno stop, un codone, diciamo un segnale di stop prematuro, per cui il ribosoma, quando passa sull'mRNA, trova questo segnale di stop e si ferma, non progredisce nella traduzione della proteina e quindi avremo una proteina incompleta. Questo farmaco cosa fa? Nasconde in qualche modo il codone di stop e permette al ribosoma di scorrere sull'mRNA e di produrre una proteina completa e funzionante. Questo farmaco è prescrivibile nei pazienti con distrofia muscolare di Duchenne dai 5 anni di età, ed è prescrivibile fino a che i pazienti mantengono la deambulazione, e diciamo, la condizione per la prescrivibilità è che abbiano una mutazione non senso, una mutazione di stop. È possibile anche l'uso compassionevole dai 2 anni di età. Un'altra terapia molto importante in questa fase è le terapie con di exon skipping, che permettono lo skipping, proprio il salto di un esone. Abbiamo visto che nel 65% dei casi il problema è una delezione, quindi manca un esone. In questo caso abbiamo fatto l'esempio della mancanza dell'esone 50, quindi voi vedete che l'esone 49 e il 51 non combaciano, quindi non avremo una produzione di proteina. L'idea, diciamo, l'approccio dell'exon skipping si basa su questo, sul skippare, quindi saltare letteralmente un esone. In questo caso questa terapia skippa, quindi salta all'esone 51 e permette di legarsi all'esone 49 con l'esone 52 che combaciano, e quindi permette di produrre una proteina, un mRNA e quindi poi una proteina che è più corta, ma è comunque in qualche modo funzionale. L'exon skipping si realizza con delle molecole che si chiamano oligonucleotidi antisenso, e che sono stati per la prima volta, i cui risultati molto promettenti sono stati pubblicati per la prima volta nel 2016, dove vedete che dopo 3 anni di terapia, i pazienti trattati, dopo 4 anni di terapia, i pazienti trattati avevano un aumento nella capacità di deambulare di 165 metri. Questi farmaci sono già in commercio, prescrivibili negli Stati Uniti, mentre in Italia sono in corso di sperimentazione e noi la stiamo facendo. Sulle altre terapie che ancora non sono sulle altre terapie vado un pochino più veloce. La microdistrofina è una di queste, ha dato eccellenti risultati nel modello animale del cane, nel modello murino, e adesso sono stati pubblicati i primi risultati sul Duchenne, e vedete come la terapia, sono i pazienti prima della terapia, e dopo terapia vedete la riespressione sulla membrana della proteina e calo dell'87% del CK sierico dopo soli 3 mesi dall'infusione. Le case farmaceutiche che stanno producendo microdistrofine sono più di una, e attualmente sono in corso di sperimentazione clinica. Per quanto riguarda il gene editing, il CRISPR-Cas9 ancora non ha raggiunto la fase clinica, però per il futuro sarà molto importante seguire le evoluzioni. Per adesso i risultati ci sono nel modello animale, e con questo direi che riassumo
Quindi, per quanto riguarda le terapie, abbiamo visto le terapie farmacologiche prima, per quanto riguarda le terapie geniche, parliamo di terapie che vadano a correggere direttamente il DNA con le terapie come la microdistrofina, che al momento sono in fase 3 di sperimentazione, il genome editing con il CRISPR-Cas9, che al momento è ancora in fase preclinica, e poi i miei approcci per la correzione dell'RNA e quindi le terapie per correggere le mutazioni di stop che sono disponibili e l'exon skipping che è disponibile negli Stati Uniti e in Italia è ancora in corso di sperimentazione. Con questo chiudo e ripasso la parola a Claudio per le conclusioni. No, eccoci. No? Sì, adesso mi sentite? Mi Sì. sentite? Sì. Sì. Ok. Grazie Chiara, che è stata bravissima e mi scuso con lei perché ho portato via troppo tempo. Io volevo giusto fare una minima sintesi, visto che c'è una domanda, poi eventualmente siamo a disposizione, nel senso che è chiaro che, come avete visto, c'è una terapia farmacologica che viene utilizzata sia per l'asma sia per la Duchenne, quindi soprattutto a valle una terapia muscolare, una terapia che viene utilizzata per il cuore, per le ossa, una fisioterapia, quindi sono bambini, sono patologie che vengono già seguiti e già assumono diversi farmaci. Accanto a questa si è sviluppata nel corso degli anni quella che chiamiamo una terapia genica, e che si sta appunto per la SMA è diventata realtà, per la Duchenne purtroppo non ancora, ma come avete visto ci sono tantissimi studi, è una molecola, è una proteina difficile ed è anche più difficile se pensate a quante diverse alterazioni genetiche ci sono, mentre per la SMA è molto più semplice. Quindi abbiamo cercato di darvi un ripasso clinico, ma soprattutto farvi capire cosa vuol dire partecipare a un trial, cosa sono i trial clinici e quanto ancora c'è da lavorare. Io appunto concludo ringraziando nuovamente tutti i colleghi del nostro gruppo, che forse alcuni non ho citato in precedenza, me ne scuso, chi di voi ci ha frequentato, chi ci frequenta sa che siamo totalmente a disposizione per poter anche rispondere a qualsiasi quesito a questa domanda. Noi cerchiamo di lavorare appunto nell'interesse dei nostri bambini, speriamo di farcela e chiudo con questa diapositiva che mi faceva piacere farvi vedere. Quindi sono totalmente a disposizione, cerco di gestire le domande a cui risponderò per la parte dell'ESMA e farò rispondere a Chiara per quel che riguarda la parte di distrofia di Duchenne. Non riesco però più ad aprire, non riesco più ad aprire, eccoci qua. C'era appunto una domanda fatta da Virginia. A quale età è destinata la terapia genica? Immagino più precoce la diagnosi più utile sia verrà inserita nello screening natale a ricerca della SMA. Grazie per la domanda. Sì, ovviamente prima si fa meglio è, e partirà adesso, è già stato approvato uno screening, un progetto pilota per la regione Liguria per la SMA, insieme alla SCID, insieme al gruppo del professor Magni, per cui tutti i bambini che nasceranno, speriamo da metà giugno in poi, in Liguria verranno testati per questo tipo di patologia. Sempre Virginia, crede nel lockdown post diagnosi di distrofia di Becker, un ragazzo di 8 anni per una astenia, un CK sui 3000. Il ragazzo era sintomatico, faceva sport, è stato difficile comunicare ai genitori proprio perché il ragazzo era sintomatico. Cosa rischia se i genitori non lo fanno seguire? Ci sono terapie che possono migliorare, Chiara? Sì, allora, non abbiamo parlato, la forma di Becker è una forma
diciamo, più lieve, in cui la proteina viene parzialmente prodotta e quindi è parzialmente espressa sulla membrana plasmatica, quindi più lieve rispetto alla distrofia muscolare di Duchenne. Sicuramente il paziente deve essere riferito ad un centro specialistico, perché in questi pazienti, più che la parte motoria, lui si affatica, quindi è già sintomatico, quindi anche la parte motoria sembra essere interessata, però la parte più importante da valutare è quella cardiologica, perché soprattutto i Becker possono andare incontro, così come i Duchenne, ad una cardiomiopatia dilatativa, e quindi con una ipofunzione contrattile ventricolare, e quindi vanno seguiti annualmente con una valutazione cardiologica comprensiva di ecocardiografia. Ottimo. Quindi Io non vedo altre domande, però siamo ce veramente. n'è un paio nella Ah, chat. scusa, nella chat, perdonami. Di Fiorella Di Dia. Beh, sono le stesse. Non sono le stesse, scusate, io. Allora dicono a Non quale età è le destinata, no, quella che ha risposto. vedo. Te la leggo io se vuoi. Prego, Allora, quali sono le grazie. cause di inefficacia della terapia genica, scusa. Beh, una cosa molto importante, sempre che riguarda le aspettative, dei genitori e dei pazienti, abbiamo detto che i geni, nella terapia genica, dove si è sostituzione del gene, introduzione del gene, vengono portati dentro questi geni attraverso dei virus, l'adenovirus tipo 9, che viene chiaramente costruito, modificato in laboratorio. Ecco, molti bambini, fin dalla più tenera età, possono essere positivi, possono avere gli anticorpi contro il virus con cui viene portato dentro il gene. E quindi questa è una grossa limitazione. Abbiamo avuto esperienze nei pazienti SMA, due pazienti che avevano fatto lo screening per poter partecipare allo studio, uno dei quali aveva un mese di vita, era risultato positivo, quindi non ha potuto partecipare, e così sta accadendo anche per la distrofia di Duchenne, dove abbiamo saputo recentemente che circa il 50% dei pazienti studiati, quegli studi che ha fatto vedere prima Chiara, sono positivi. Questo è un limite, e gli altri limiti sono legati al tempo, che noi non sappiamo quanto durerà un approccio di questo tipo. Sappiamo dalla letteratura che la persona che è stata trattata vivente più lungo termine, terapia genica, è stata fatta 16 anni fa, ed è appunto una patologia SCID, una forma SCID, però ecco, questo non abbiamo al momento dei dati particolari. Anche quindi a lungo termine non abbiamo grossi dati per quel che riguarda le nostre patologie. Il limite Okay. senz'altro è il criterio di inclusione. Ok, poi chiede anche se è possibile la produzione di anticorpi in seguito alla terapia genica e se incidono sull'efficacia. La produzione contro, no, questo non dovrebbe avvenire, però anche questo a lungo termine non lo possiamo ancora sapere. Ok, non mi sembra che ci siano altre domande.